Nel 1939 uno scrittore americano che si chiamava John Steinbeck scrisse un fantastico libro che poi noi in Italia avremmo chiamato Furore, perché il titolo originale inglese è piuttosto incasinato e difficile da tradurre. E quel che voleva fare in quel libro Steinbeck era raccontare una cosa che era accaduta nel suo paese, negli Stati Uniti, in quegli anni. E quello che era accaduto era che quasi 500.000 americani, contadini americani che vivevano e lavoravano nelle grandi pianure del Midwest, erano stati costretti dalla fame, dalla mancanza di lavoro e dalla miseria a lasciare le loro case, le loro terre per andare a cercare sopravvivenza altrove, lungo le strade americane. Si erano soprattutto indirizzati a ovest, verso la California, che per loro rappresentava il sogno, la terra promessa. Non erano stranieri, erano americani, però erano tanti, e in quel pezzo d'America quella fu una storia dura da vivere per tutti, sia per loro che migravano, sia per gli altri che li videro arrivare. E a Steinbeck riuscì veramente bene di fissare alcune storie, alcuni nomi per tutto quello che può accadere agli uomini quando si trovano ad affrontare situazioni di questo tipo. Smarrimento, quindi, paura, incomprensione reciproca, ma anche generosità, bellezza, il male e il bene, tutti insieme. Trovò i nomi per quello che può accadere nei cuori e nelle teste degli uomini quando sono chiamati a queste emergenze. Noi viviamo un'emergenza non molto dissimile oggi da queste parti, ed è difficile, lo sappiamo, è difficile. Non sai cosa pensare, non sei sicuro di cosa si debba fare. Non è veramente facile, ma c'è un errore che non credo che si debba mai fare, cioè pensare che di fronte a tutto questo siamo impreparati, come se ci fosse cascato dal cielo questo problema, ma non ce l'aspettavamo. Non è così. È una specie di strettoia, un passaggio difficile della storia che molti prima di noi hanno attraversato, i nostri padri, i padri dei nostri padri, e chiunque sia passato da lì ha lasciato qualcosa, delle mappe, delle storie, dei nomi, e li ha lasciati per noi, perché noi sapessimo che non eravamo i primi, che avevamo una specie di eredità di sapienza, di comprensione da usare, qualcosa da spendere. E il senso per me e per tutti noi di aprire questo libro, Furore, di Steinbeck, questa sera, di leggerne alcune pagine, di raccontarne altre, il senso è proprio quello di dire a voce alta i nomi che i nostri padri ci hanno lasciato, perché quel libro dà un nome alle cose che abbiamo adesso, nel cuore e nella testa. Dice esattamente cosa abbiamo noi addosso in questi momenti, e ridire a voce alta insieme con tutti quelli che sono a casa, tutti quelli che sono qui in questo fantastico posto, dire questi nomi è una delle cose che possiamo fare, però, per andare incontro a questo difficile passaggio storico con una forza, con la speranza di riuscire a essere più giusti possibile. Quindi va fatto, e qui stasera lo facciamo. Via. Fregare quei contadini americani furono una serie di cause tutte intrecciate, una specie di tempesta perfetta. Intanto erano gli anni della Grande Depressione, quindi una crisi economica durissima. Poi avevano lavorato la terra male, diciamo, non la conoscevano, una grande coltivazione di cotone, l'avevano impoverita poco a poco. Questa era una terra esausta, quella che loro cercavano di lavorare. E su questa terra esausta arrivarono anni di siccità e la terra diventò dura come marmo. E alla fine, come una specie di flagello biblico, si alzò improvvisamente un vento che durò per dei giorni. E poiché la terra era completamente secca, era ormai della polvere, si tirò su queste immense nubi di polvere, dust bowl la chiamarono, che poi il vento si portava via per chilometri nel paesaggio americano. E questi si trovarono a vivere in mezzo alla morte, perché non riuscivano neanche a respirare, altro che a lavorare. E il peggio poi doveva ancora venire, e arrivò quando questa polvere finalmente cadde, il vento si fermò, e quello che videro intorno a loro era un mondo dove non si poteva più fare nulla, lavorare, vivere, niente. E allora fecero l'unica cosa che si può fare in situazioni come quelle: andarsene. E incominciarono a migrare. I migranti li si vede spesso quando viaggiano, li si vede spesso quando arrivano, ma li si vede poco il giorno in cui partono. Tutti hanno un giorno in cui sono partiti. E Steinbeck quel giorno andò lì, tac, si accese bene la luce sopra e volle vedere, leggere in quel momento. Un momento enorme di una vita, perché tu stai lasciando dietro di te tutto quello che tu sei. Praticamente quelli vendevano tutto quello che avevano per comprarsi delle macchine, dei camion per poter viaggiare. E quello che avevano erano tutte le cose con cui avevano lavorato, la loro casa, eccetera. Naturalmente se vendi un aratro, quando tutti vendono aratri, l'aratro vale niente. Quindi avevano anche questa cosa di buttare via le cose della loro vita, che erano state con loro per due soldi, no?
gli davano $2 per... Ce n'è uno che Steinbeck racconta benissimo, che vende i due cavalli con cui ha lavorato tutta la vita, l'aratro, i cavalli e poi tutti i lavori che ha fatto, li conosce proprio come fossero suoi figli, e i suoi figli giocano con questi cavalli, li conoscono come se fossero dei fratelli, e li vende e non gli danno quasi niente, e lui dice: ma guardi che lei non compra due cavalli fantastici, lei compra mia figlia che si mette a giocare con le loro criniere, lei compra tutte le ore di lavoro che ho fatto con questi due animali, lei compra la mia vita, lei compra il mio passato, e se lo porta via per pochi dollari. Era brutto, no? Se ne andavano i padri a vendere quello che avevano e poi tornavano a casa, e i mezzadri se ne tornavano a piedi, mani in tasca e cappello calato sugli occhi. Alcuni compravano una pinta di whisky e se la scolavano in fretta per farsi stordire, ma non ridevano e non ballavano. Se ne tornavano a casa a piedi, con le mani in tasca e la testa china, con le scarpe che scalciavano la polvere rossa. Forse possiamo cominciare da capo, in una terra nuova e ricca, in California, dove cresce la frutta. Dai, cominceremo da capo. Ma noi non possiamo ricominciare. Solo i neonati possono cominciare, tu e io, beh, noi siamo quello che è stato. La rabbia di un momento, le mille immagini, questo siamo. Questa terra rossa, noi siamo quella cosa lì. Come faremo a vivere senza le nostre vite? Come sapremo di essere noi senza il nostro passato? Come sarà non conoscere la terra che c'è fuori dalla porta? Come sarà svegliarsi in piena notte e sapere che il salice non c'è? Si può vivere senza il salice? No che non si può. Il salice sei tu. Il dolore su quel materasso lì, per esempio, quel dolore atroce, sei tu e i bambini intorno. Se Sam si porta l'arco indiano e il bastone rotondo, allora anch'io devo portarmi due cose. Intanto quel cuscino morbido è mio. E di colpo erano tutti nervosi. Dobbiamo sbrigarci e partire, dai, non possiamo aspettare. E ammucchiavano le cose in mezzo all'aia e gli davano fuoco. Stavano lì e le guardavano bruciare e poi caricavano freneticamente i mezzi e andavano via nella polvere, e la polvere indugiava a lungo nell'aria dietro di loro. Era un narratore Steinbeck, un grande narratore, era anche un bravo scrittore, ma era un grandissimo narratore. E si diede uno schema, un trucco praticamente, per costruire il suo libro. È molto semplice, prese una famiglia di quelle tante, se la inventò e la mise sotto gli occhi dal primo momento in cui partiva fino all'ultima pagina. E se la costruì un po' come piaceva lui, come potreste fare il casting di un film praticamente. Padre e madre. Soprattutto la madre, il padre un po' stanchetto, la madre invece coglioni, con le femmine che tengono insieme le famiglie. Ci sono anche due vecchi, due nonni, che sono i genitori di lei, e non se ne vogliono neanche tanto andare perché sono anziani, dicono: ma cosa sto a ricominciare io? Il nonno proprio non se ne vuole andare, cioè sta barbicato alla casa quando partono, non se ne vuole proprio andare. Per farlo partire lo devono ubriacare, così lui casca giù, tum, lo caricano sul camion e se lo portano via. Ma neanche hanno i soldi per comprarsi il whisky per ubriacarlo, quindi lo ubriacano con quello che gli è rimasto di uno sciroppo per la tosse del figlio. Però a lui tanto basta, va giù, tac, se lo portano via. Ci sono tre figli maschi. Il più vecchio si chiama Noah, è adorabile, c'è qualcosa che non va tanto bene nella testa, ha avuto un parto molto difficile. Non è che sia scemo, però gli manca qualcosa, per cui tutti gli vogliono un bene folle. È grosso, grande e grosso, si chiama Noah, ha questo bellissimo nome. Poi c'è Tom, che è il figlio, sapete, quello responsabile, che è appena uscito di galera, ma non fateci caso, cioè è entrato in galera perché ha ucciso uno in una rissa, ma insomma non era veramente colpa sua, gli danno 4 anni e poi dopo un anno lo fanno uscire sulla parola. E quindi comunque uno che deve stare attento, perché la prima cosa che fa torna in galera. E tra le altre cose non può varcare i confini, loro dovranno varcare i confini, quindi è già fuori legge, è già solo quello che pensa di fare. Ecco. Poi c'è Al, che è il figlio, non so, quello che nei film americani di solito va a fare il marine, cioè quello pulito, sano, quello con entusiasmo, bello, cioè tutto a posto, no? Fin troppo, diciamo. C'è una figlia che si chiama Rosatea, Rose of Sharon in inglese,
ed è una ragazza di 18 anni, aspetta un bambino e con lei c'è anche il papà di questo bambino che si chiama Connie, 18 e 19 anni. Questi due si sono conosciuti a 16-17 anni, hanno passato tutto il tempo a involtolarsi nei campi di grano e poi di colpo diventano adulti, così, perché lei aspetta un bambino e perché la storia intorno a loro li fa diventare grandi con un'accelerazione mostruosa. No? E quindi barcollano tutti e due, no? Però sono giovani veri. E Steinbeck dice una cosa molto bella del loro amore, che è proprio l'amore di quelli che hanno quell'età lì. Allora dice, è come se il mondo si fosse stretto intorno a loro a poco, poi alla fine c'erano solo più loro due e tutte le volte che si dicevano qualcosa era un segreto. Sai quelli che proprio a 18 anni, quelli tuc. E viaggiano e sognano per loro, loro sono veramente il futuro. Loro proprio pensano, bene, adesso noi andiamo, poi apriamo un negozio di elettrotecnica, la sera andiamo sempre al cinema, hanno questa forza, no? E poi perché portano la vita nuova dentro, proprio fisicamente. Boh, chi c'è d'altro? C'è un cane, c'è sempre un cane in queste storie, ma muore presto. E c'è uno zio John, che ha una storia drammatica sua e che gira tutte le volte che può, si ubriaca e cerca di dimenticare quello che ha vissuto. E poi c'è un personaggio che è molto importante in questo libro, che si chiama Casey, ed è un predicatore, un ex predicatore. Lì dove c'erano loro, c'era questa comunità religiosa, una di queste chiese americane che noi qui non abbiamo, no? E lui era il predicatore. Non è un prete cattolico, però insomma lì i battesimi li faceva lui, i funerali li faceva lui, i discorsi li faceva lui. Poi a un certo punto gli è girato qualcosa nella testa, ha detto no, io la fede non so più niente, l'ho persa ragazzi, non posso più fare il predicatore. Quindi ha smesso di fare il predicatore, però dato che non ce n'era un altro, ai battesimi andava lui, al funerale andava lui, insomma ha continuato lì sempre un po' restio, però se lo sono tenuti addosso. E quando partono c'è quest'uomo da solo, perché lui non ha famiglia, e gli dicono dai, sali anche tu. Fa, ma no, ma tanto io, ma sali tu, ma no. Insomma, lo caricano su. E se lo portano via, Casey, il predicatore. Hanno un camion che si chiama Hudson, un bel modello di camioncino, che ha visto il film, non ha visto qualcosa di simile, e partono, hanno davanti una strada molto lunga, hanno 2000 miglia da fare su un catorcio, sono molti su questo catorcio, e devono attraversare, mi pare, Texas, New Mexico, Arizona, un lungo viaggio. Ma partono con la forza della speranza e dell'utopia. Sono lì che viaggiano, naturalmente il catorcio subito non sta molto bene, e ancora quel radiatore, l'acqua, eccetera, l'acqua comincia a bollire, consumare, insomma sono senza acqua. Finalmente vedono una stazione di servizio un po' scassatella, la vedono, si fermano. E vanno a mettere l'acqua nel radiatore e mettere un po' di benzina, benzina costa cara, quindi ci vanno piano. La stazione di servizio. Nei pressi di Pedum, con il sole che superava lo zenith e iniziava a calare, si fermarono a una stazione di servizio. C'era uno spiazzo con un capanno e due pompe di benzina. Lì accanto, davanti a una staccionata, c'era un rubinetto dell'acqua con il tubo di gomma. Al entrò nello spiazzo. Al è quello che doveva fare il marino, praticamente. Al entrò nello spiazzo e fermò l'Hudson con il muso a pochi centimetri dal rubinetto. E mentre si fermavano, un omaccione, rosso di viso e di braccia, si alzò da una sedia dietro le pompe e andò verso di loro. Indossava pantaloni di velluto a costa marrone, bretellone, una camiciola a maniche corte. In testa aveva una specie di casco coloniale ma di cartone. Il sudore gli colava sul naso e sotto gli occhi e formava rivoli nelle rughe del collo. Si avvicinò al camion con aria torva e sprezzante. «Vi comprate qualcosa, benzina o altro?» domandò. Al era già sceso e svitava il tappo del radiatore con la punta delle dita, pronto a tirar via la mano al primo schizzo di vapore. Si voltò a guardare il ciccione. Devo fare benzina, amico. Soldi ne avete? Certo, ti pare che siamo a cattoni. La faccia del ciccione perse tutta la sua truculenza. Allora va bene, vi potete pigliare tutta l'acqua che vi pare. E si affrettò a spiegare. C'è un sacco di gente in giro, vengono, usano l'acqua, sporcano il cesso e poi, per Dio, ti fregano la roba e non si comprano niente. Non hanno soldi per comprare. Vengono a mendicarti un gallone di benzina per proseguire. Tom balzò giù dal camion e andò verso il ciccione. Oh, noi quello che pigliamo lo paghiamo, disse. È inutile che ci fai la predica. Non ti abbiamo chiesto niente. Oh, mica volevo offenderti, disse il ciccione.
e il sudore cominciava a inzuppargli la camiciola. Pigliatevi tutta l'acqua che vi pare e se vi serve il cesso, fate pure. Winfield, il bambino piccolo, si era impadronito del tubo. Beve dall'imboccatura, poi se la puntò sul viso e sulla testa e riemerse gocciolante. Devo aver dimenticato di dirvi che ci sono anche due bambini, ci sono sempre due bambini. Litigano per tutto il viaggio, scherzano perché loro la storia non sanno cos'è e la tragedia non vogliono sapere che cos'è. Winfield è il più piccolo, ha 10 anni, c'è una sorellina di 12, me l'ero dimenticato. Non capisco, riprese il ciccione, dov'è che va questo paese? 56 macchine che passano da qui ogni giorno, tutta gente che va a ovest con bambini e roba di casa. Ma dov'è che vanno? Che ci vanno a fare? Fanno quello che facciamo noi, disse Tom. Vogliono trovare un posto per viverci. Cercano di cavarsela, tutto qua. Sì, ma io non capisco dov'è che va questo paese. Non lo capisco proprio. Pure io cerco di cavarmela, no? Per te tutte quelle grosse macchine nuove di zecca si fermano qui, no signore? Loro vanno nelle stazioni di servizio in città, quelle tutte dipinte di giallo. Mica si fermano in un posto come questo. Quelli che si fermano qui sono quasi tutti gente che non ha più niente. Al finì di svitare il tappo del radiatore e il tappo schizzò in aria seguito da uno sbuffo di vapore. E dal radiatore salì un gorgoglio sibilante. Io non è che voglio per forza lavorare coi ricchi, continuò il ciccione. Voglio lavorare e basta. Dico, la gente che si ferma qui, la benzina te la viene a mendicare. O magari ti chiedono se gliela dai in cambio delle loro cose. Lì nello sgabuzzino c'è tutta la roba che mi hanno dato in cambio di benzina e olio. Letti, passeggini, pentole, stoviglie. Una famiglia mi ha dato la bambola della bambina in cambio di una tanica da 3 litri. E io che ci faccio con quella roba? Me la vado a vendere al mercato. Dico, uno voleva darmi le sue scarpe in cambio di una tanica di benzina. E scommetto che se ero di un'altra pasta riuscivo a scucirli pure. Poi lanciò un'occhiata a mamma e tacque. E Casey, il predicatore, si era bagnato la testa e aveva ancora le gocce che gli colavano sulla fronte alta. Il suo collo muscoloso era bagnato e la sua camicia era bagnata. Si fece avanti e si mise accanto a Tom. Non è colpa della gente, disse. Tu come staresti a venderti il letto in cambio di un pieno di benzina? Lo so che non è colpa della gente. Quando ci parlo non c'è mai uno che non ha la sua buona ragione per cambiare aria. Ma così dove va questo paese? È questo che voglio sapere. Dov'è che va? La gente non riesce più a tirare avanti. Ditemelo voi, dove andiamo a finire? Ma mai nessuno che mi sa rispondere. Gente che ti vuole dare le scarpe per tirare avanti altre 100 miglia. Io non riesco proprio a capire. Si tolse il cappello argentato e si asciugò la fronte con il palmo della mano. Al mise in moto il camion e lo fece arretrare fino alla pompa di benzina. Me lo fai il pieno? Ci vanno 7 galloni, disse. Il ciccione infilò il tubo nel serbatoio. No signore, disse, non riesco proprio a capirlo dove va questo paese. Coi sussidi, poi tutto il resto. Allora Casey disse, io ho camminato per tutto il paese. Tutti chiedono la stessa cosa, dove andiamo? Per me non andiamo mai da nessuna parte, siamo sempre in viaggio, sempre in cammino. Perché a questa cosa non ci pensa nessuno? Oggi tutto si sposta, la gente si sposta. Sappiamo perché, sappiamo come. La gente si sposta perché lo deve fare, ecco perché la gente si sposta. Si sposta perché vuole qualcosa di meglio. E quello è l'unico modo per trovarselo. Il ciccione pompava la benzina e sul quadrante l'ago dell'indicatore segnava la quantità. Sì, ma così dove andiamo a finire? È questo che voglio capire. Dove andiamo a finire? E allora intervenne Tom, bruscamente. Mi sa che non lo vuoi capire. Casey è lì che cerca di spiegartelo e tu stai sempre a ripetere la stessa roba. Li conosco quelli come te. Tu non vuoi sapere niente, vuoi solo cantare la tua canzoncina. Dove andiamo a finire? Dove andiamo a finire? Non te ne frega niente di capire. Il paese si muove e se ne va da un posto all'altro. C'è gente che crepa a ogni passo. Capace che presto crepi pure tu, ma non lo vuoi capire. Li conosco quelli come te, tu non vuoi capire niente. Vuoi solo cantarti la ninna nanna,
dove andiamo a finire, dove andiamo a finire. E poi però guardò la pompa di benzina e la vide vecchia e arrugginita. E la baracca che le stava dietro, costruita con assi usate, i vecchi buchi dei chiodi che trasparivano nonostante la vernice, la vernice gialla che aveva tentato di imitare le grandi stazioni di servizio cittadine. E oltre la porta aperta della baracca vide i bidoni dell'olio, che erano due, solo due, e il bancone dei dolciumi con le caramelle sudice e le stecche di liquirizia muffite e qualche pacchetto di sigarette. Vide la sedia zoppa e il buco arrugginito nella rete della porta. E per la prima volta vide i pantaloni logori del ciccione e la sua camicia dozzinale e il suo cappello di cartone. E allora disse: scusa, non ti volevo offendere, amico, è il caldo. Tu non hai più niente e presto finirai sulla strada pure tu. E non saranno i trattori a farti sloggiare, saranno quelle belle stazioni di servizio gialle che ci stanno in città. La gente se ne va e tu te ne andrai, amico. E mentre Tom parlava, la mano del ciccione sulla pompa rallentò sino a fermarsi e guardò Tom con aria inquieta. E come lo sai? Chiese. Come lo sai che parlavamo di caricare la nostra roba e andare anche noi all'ovest? Fu Casey a rispondergli. E così per tutti, disse. Io prima lottavo con tutte le forze contro il demonio, perché mi credevo che il nemico era il demonio. Ma c'è una cosa molto peggio del demonio, che si è impadronita di questo paese, e per farglielo mollare tocca farla a pezzi. Il ciccione guardava davanti a sé con aria avvilita. La sua mano riprese lentamente ad azionare la pompa. Sì, ma non lo so dove andiamo a finire, disse piano. Viaggiano. On the road. Se ne va il nonno, ma d'altra parte non vuole neanche partire. Muore, si stacca come una foglia, lo portano al cimitero, lo seppelliscono, neanche al cimitero lì, dove trovano un po' di terra. Lo seppelliscono, chiedono a Chiesa di fare il discorso, lui non vuole fare, poi alla fine lo fa, dice una cosa molto bella, dice: tutto quello che è vivo è santo. Il nonno era vivo, quindi era un santo. Via. Viaggiano. E viaggiano e sognano, soprattutto i giovani, e Connie Rosatea. Connie c'ha proprio il suo programma preciso, vuole studiare la sera elettrotecnica e poi aprire un negozio e la sera va a vedere film di cowboy. E Rosatea è deliziata da vedere il ragazzo che lei ama, no? Che c'ha tutto in mente queste cose. Intanto c'ha quasi una lira su questa merda di camioncino, però la prospettiva è quella lì, no? E ce l'hanno proprio nel cuore, nella testa. E però è anche vero che più viaggiano, più fanno chilometri, più sentono stringersi intorno a loro questa specie di muro invisibile, ma percepibile, strano, che è il muro della paura, odio, sospetto. Non che non incontrino gente generosa intorno a loro, ma soprattutto sentono il fatto che loro non sono graditi in questo posto. Incominciano a incontrare alcuni che tornano dalla California delusi. Le storie che raccontano non sono belle, e una gliela raccontano e li colpisce. Gli dicono che c'è questa parola, Oki, che la gente di questi posti usa per definire loro che viaggiano, i migranti. Oki sta per quelli che vengono dall'Oklahoma, non tutti venivano dall'Oklahoma, però insomma è stato il nome che in quel pezzo d'America hanno dato a tutti questi qui che migravano. Come qui a Torino una volta, quando ero piccolo, li chiamavano i Napoli, i meridionali, è la stessa cosa, li chiamavano Oki, ok? E loro per la prima volta realizzano il fatto che loro si chiamano con un nome che è un insulto. Cioè sei, no? E sentono quindi calare su di loro questa specie di... E ci arrivano in California, ma come tutti quelli che ci sono arrivati da est, la California all'inizio non è quella che uno si sogna, ma è un deserto di pietra.
che a loro fa anche paura perché hanno sto catorcio, devono attraversare questo deserto. E quindi si fermano prima del deserto e cercano l'ultima acqua, e l'ultima acqua che trovano è un fiume bellissimo, in una luce poi molto bella un giorno. E proprio lo vedono, è come i maschi si tolgono le camicie, plof, si buttano, non che nuotino, sono contadini, proprio si stanno come a pulirsi, no, di tutto quello che hanno vissuto. C'erano queste abbronzature, dice Steinbeck, proprio quelle del contadino, no? Per cui le mani proprio bruciate dal sole, poi bianchi tutte le sole, e sono in quest'acqua bellissima. Ed è così bella che quando se ne partono, Noa, il grande, piglia da parte suo fratellone, Tom, e dice: guarda, quest'acqua è fantastica, cioè io la trovo bellissima e non riesco ad andarmene, io resto qui. Ma come resti qui? No, veramente, io voglio vivere qua, in quest'acqua, al fiume, non mi importa del resto. Sì, ma ho capito, ma come vivi? Ma che ne so, mangerò pesci, dice. E Tom capisce che non c'è niente da fare, cioè lui ha deciso. E quindi si saluta, e Noa dice: dillo tu a papà e mamma, perché io non so, trovo le parole, diglielo tu, va? E l'ultima immagine che ha Tom di questo suo fratellone, questo omone, questo ragazzone che se ne va sempre più piccolo, in riva al fiume e sparisce, lontano. Quelli che scendono dal treno della storia, che dicono: no, guarda, io sto qua, mi piace questo paesaggio, questa luce, la facoltà. Ci sono, non è un modo di morire, è un modo di vivere quello. Gli altri invece non scendono dal treno della storia, risalgono sul loro camion, aspettano la notte e poi attraversano il deserto, che è paura per loro, solitudine, buio. È uno strano camion perché davanti guidano, dietro c'è un po' di tutto. La nonna sta molto male, l'anziana nonna sta molto male, e la mamma la tiene fra le braccia, no? Una figlia che tiene fra le braccia una mamma che sta veramente tanto male. Chissà quante volte la mamma ha tenuto la bambina, la sua figlia, tra le braccia, e quello è il turno della figlia. Ci sono i due bambini che fanno come tutti i bambini in macchina, cioè fanno un casino, tutto il centro litigano, tirano le cose, poi di colpo, boom, addormentati. Avete notato che i bambini in macchina fanno così. E poi c'è, non so, Rosatea e Connie che sono lì vicino, sotto le coperte, nel buio, ci sono le stelle, questo silenzio, il camion, e cominciano a baciarsi. Poi cosa vuoi che facciano? Fanno l'amore lì sotto la coperta, in mezzo agli altri. Rubano vita, no? A modo loro. E lo attraversano, sto deserto, e arriva la luce dell'alba, che è bella, è dorata, e in quella luce effettivamente la vedono, la California che avevano sognato, la vera California, che è città lontane, villaggi, frutteti, colline morbide. E fermano proprio il camion e scendono e dicono: gran Dio, mamma, vieni a vedere la California. Si girano e la mamma scende, ma un po' faticosamente, da questo camion. La mamma è una tosta, tiene lei tutti insieme, però la vedono, non so: oh mamma, c'è la California, sì, arrivo, mamma, c'è qualcosa. E la mamma un po' dice: no. Ma poi alla fine dice: niente, che la nonna è morta stanotte. Come la nonna è morta stanotte? È morta stanotte, mentre attraverso la mamma è morta. E allora Tom gli dice: ma non ci hai detto niente, la famiglia doveva attraversare il deserto, dice la mamma. Non importa, che dicevo, però si vede che barcolla, E lì in famiglia, quando vedono barcollare lei, la mamma, vuol dire che è brutto affare. E allora Steinbeck gli fa tre righe bellissime, da grande scrittore, e inquadra questo piccolo gesto, che Tom va verso la mamma per toccarla, per tenerla su, diciamo, per fare un gesto anche solo. E la mamma dice questa cosa bellissima, dice: non toccarmi, perché vado bene, sto bene, reggo, ma se mi tocchi io crollo. Meccanismi del cuore e della testa. Poi la prima cosa che vivono, purtroppo, della California è un vero cesso, cioè una baraccopoli. Non è tanto il fatto che sia una baraccopoli, cioè è dove si sono messi tutti quelli, cioè alla periferia della città si sono messi quelli che non c'erano niente, le tende, le cose, no? Si sono aggruppati lì così, è sporchissimo. Ma non è tanto quello, è che loro vedono per la prima volta i volti di quelli come loro, e questi sono veramente morti di fame. Vedono la miseria proprio da vicino, bambini, famiglie, uomini che non lavorano, solo storie orrende. Ma i frutteti, qui è tutto frutteto, proprio gli vanno a chiedere, e questi rispondono: beh, se entri nel frutteto ti sparano. Ma tutta sta roba è proprietà privata,
E lavoro? Non c'è. E fame? Tanta. Oh, la fame è una cosa di cui noi abbiamo perso forse il vero significato. Io sì, comunque. Non so se sapete cos'è la fame. Forse non lo sapeva neanche Steinbeck, però lo doveva dire cos'era la fame. Allora a un certo punto l'ha scritto. L'ha scritto lì, in quell'accampamento lì. Perché noi sapessimo che cos'è e non ce lo dimenticassimo. Perché poi uno parla di questi qua, dei contadini dell'Oklahoma, ma alla fine è gente che ha fame, gente che non mangia da giorni. È quella cosa lì. I Jones stanno ancora abbastanza bene perché loro hanno ancora dei soldi, hanno perfino un pezzo di carne, quindi quella sera montata la tenda, dopo l'attraversamento del deserto, se la cucinano, la mamma si mette lì e si mette a cucinare, solo che cominciano ad arrivare i bambini nelle altre tende, no? Si mettono tutti a guardare intorno. Mamma si inginocchiò accanto al fuoco. Spezzava i rametti di salice per fare la fiamma sotto la pentola del bollito. Il fuoco divampava e scemava e i bambini tutto intorno, una quindicina, stavano a guardare in silenzio, e quando l'odore del bollito gli arrivava al naso le loro narici fremevano. I bambini erano a disagio, ma non se ne andavano. Mamma discorreva sottovoce con una bambina che stava al centro della schiera affamata, sembrava la più grande del gruppo. Stava ritta su un piede solo, accarezzandosi il polpaccio con la pianta scalza dell'altro. Guardava mamma senza mai disogliere i suoi piccoli occhi grigi. A un certo punto disse: «Se vuole la posso aiutare a spaccare i rami, signora». Mamma alzò lo sguardo dalla pentola. «Vuoi che ti invito a mangiare, eh?» «Sì, signora». Mamma infilò le fascine sotto la pentola e la fiamma sfrigolò. «Stamattina non hai mangiato?» «No, signora, qui non c'è lavoro. Papà sta cercando di vendere un po' di roba per comprarci la benzina, così proviamo da un'altra parte». E mamma alzò lo sguardo, indicò gli altri bambini. «Neanche loro hanno mangiato», disse. E la cerchia di bambini fu percorsa da un fremito di imbarazzo e gli sguardi si distolsero dalla pentola gorgogliante. E uno dei più piccoli disse in tono spavaldo: io e mio fratello abbiamo mangiato, eppure quei due, lo so perché li ho visti, abbiamo mangiato benone, stasera andiamo a sud». E mamma gli sorrise: «Allora non hai fame, meglio, perché qui la roba non basta per tutti, sai». E il bimbo sporse il labbro inferiore. «Abbiamo mangiato benone», disse. Poi si voltò di scatto, scappò via e si tuffò dentro una tenda. E mamma lo guardò così a lungo che la bambina dovette richiamarla. «Signora, la fiamma si è abbassata, se vuole posso mettere un po' di legna». Mamma sollevò il coperchio della pentola e rimestò il bollito con un pezzo di legno. «Beh, sono contenta che qualcuno di voi ha mangiato, come lo metto che è appena andato via». E la ragazzina si mise a ridere. «Chi quello? Ma che ha mangiato? Lui fa sempre lo sbruffone quando ha la pancia vuota. Lo sa che ha fatto ieri sera? Ci è venuto a dire che si erano abbuffati di pollo e invece l'avevo visto che mangiava pasta di pane, come tutti quanti». «Ah», disse mamma. E allungò lo sguardo verso la tenda dove il marmocchio si era infilato. Adesso intorno al pentolone c'era ancora più ressa di prima. I piccoli sconosciuti si erano avvicinati alla pentola, fumante, tanto che mamma li sfiorava con i gomiti appena si muoveva. Tom e zio John erano in piedi, accanto a lei. E mamma disse in tono scoraggiato: «Non so come fare, devo dar da mangiare alla famiglia. Come faccio con questi qua?» I bambini restavano immobili e la guardavano. Le loro facce erano chiuse, rigide, e gli sguardi andavano meccanicamente alla pentola e dalla pentola al piatto di stagno che mamma teneva in mano. E gli sguardi seguivano il mestolo dalla pentola al piatto, e quando il piatto fumante passò da mamma a zio John, gli sguardi lo seguirono. E zio John affondò il cucchiaio nel brodo e gli sguardi schierati salirono con il cucchiaio. Un pezzo di patata entrò nella bocca di zio John e gli sguardi schierati si appuntarono sul suo viso per vedere la reazione. A quel punto zio John parve vederli per la prima volta, masticò lentamente e poi passò il piatto a Tom. «Ma piglialo tu, non ho fame». «Oggi non hai mangiato», disse Tom. «Lo so, ma mi fa male la pancia, non ho fame». E Tom capì, allora abbassò la voce
e gli disse: portalo sotto la tenda, dai, e mangia. No, non ho fame, insistette John, e poi li vedo pure se vado sotto la tenda. Allora Tom si voltò verso i bambini. Via, disse, su, andate via. La schiera di sguardi lasciò il bollito e si posò perplessa sulla sua faccia. Andate via, su, dai, è inutile che state qui, non c'è abbastanza roba per voi. Mamma scodellò il bollito nei piatti di stagno, pochissimo bollito, poi posò i piatti per terra. Non li posso mandare via, disse, non so come fare. Su, pigliatevi i piatti e andate dentro, nella tenda, a loro li do quel che resta. Ecco, porta questo a Rosatea. E poi sorrise ai bambini. Allora, disse, ora da bravi andate a cercarvi un pezzo di legno, piatto, e io ci metto il bollito che resta, va bene? Ma non voglio zuffe, eh? E il gruppo si sciolse all'istante in un silenzio di tomba. I bambini corsero a cercare i pezzi di legno, poi si infilarono nelle rispettive tende e ne uscirono muniti di cucchiaio. Tornarono ancor prima che mamma avesse finito di ripartire i piatti. Tornarono muti e famelici. E mamma scosse la testa. Non so come fare, mica posso rubare alla famiglia. Devo dar da mangiare alla famiglia. Ruth, Winfield, Al, gridò, pigliatevi i vostri piatti, su, spicciatevi, sotto la tenda a mangiare, forza. E poi guardò i bambini che erano lì in attesa. Non ce n'è abbastanza, ragazzi. Aspettate. Ora metto la pentola lì, così potete pigliarne tutti un pochettino, ma non aspettatevi chissà che, ok? Tolse la pentola dal fuoco e la posò per terra. Aspettate, ancora bollente, dai. Poi si affrettò verso la tenda per non vedere. La famiglia era seduta per terra, ognuno con il suo piatto. E fuori si udivano i bambini armeggiare nella pentola con i loro legnetti e i loro cucchiai e i loro pezzi di latta arrugginita. Un grumo di bambini che nascondeva la pentola alla vista. Non parlavano, non si azzuffavano o litigavano, ma in ciascuno di loro c'era una sorda risolutezza e un ferreo accanimento. E mamma si voltò di spalle per non vedere. E poi disse: non possiamo andare avanti così. Dobbiamo mangiare da soli. Si udì il rumore della pentola raschiata. Poi il grumo di bambini si sciolse e i bambini si allontanarono e lasciarono a terra la pentola raschiata. Poi da quel cesso di posto se ne devono andare perché succede un casino. Arrivano a proporre del lavoro alcuni. Ma ci sono alcuni di quelli che vivono in questa baraccopoli che si mettono a discutere sul prezzo e questo non piace a questi qua. Arriva anche la polizia che li minaccia, li dà dei comunisti, cose così. E nasce un tafferuglio. E in quel tafferuglio ci rimangono in mezzo anche Tom e Casey. Tom non se lo può permettere e Casey dice vai, vai, scappa, scappa, scappa. E Casey addirittura atterra il vice sceriffo con un bel calcio ben assestato e lo beccano e lo portano in prigione. Prima di andare via, portandosi via anche Casey, dicono a tutti quanti, voi qui sgomberate, se stasera c'è ancora questo campo noi veniamo qui e lo bruciamo. E quindi tutti devono scappare in qualche modo, chi può scappa. E i Jod possono ancora, hanno due o tre, hanno un po' di soldi, possono andarsene. Caricano tutto, cercano tutto velocemente e non trovano Connie, il padre del bambino. Ma Connie l'avete visto? Adesso. Ah sì, no, dice Al, mi ricordo che l'ho visto che camminava lungo il fiume. Ma in che senso? Se ne andava? Non lo so. Ma dove stava andando? Non lo so, camminava in Rosatea. Però hanno fretta, devono andarsene, hanno paura che tornino la polizia, le ronde, a bruciare tutto. E quindi i maschi dicono, Rosatea, poi lo troviamo, lasciamo un biglietto, facciamo qualcosa, vedrai che mettiamo, che ce la facciamo, dai. E naturalmente lei c'è questi occhi carichi di... Cioè, non vede più il negozio di elettrodomestici, vede qualcos'altro, no? Lei e il suo bambino in grembo e se ne partono, senza Connie.
e appena usciti incrociano una ronda, cittadini che sono organizzati, vigilantes, così, che stanno per andare a distruggere il campo, e questi qui li minacciano, li insultano, loro fanno finta di niente e vanno dritti. E poi quando sono lontani e va giù la luce del giorno, vedono all'orizzonte i bagliori dell'incendio, del campeggio che campeggia, della baraccopoli che va a fuoco. E più o meno a questo punto della storia Steinbeck scrive due pagine che mi sta veramente a cuore leggervi, che non si leggono da seduti, ma si leggono da in piedi. Anzi, si leggono un pochino più vicini a voi, così non potete scappare. Nell'Ovest si diffuse il panico di fronte al moltiplicarsi degli emigranti sulle strade. Uomini che avevano proprietà temettero per le loro proprietà. Uomini che non avevano mai conosciuto la fame videro gli occhi degli affamati. Uomini che non avevano mai desiderato niente videro la vampa del desiderio negli occhi degli emigranti. E gli uomini delle città e quelli dei ricchi sobborghi agrari si allearono per difendersi a vicenda e si convinsero a vicenda che loro erano buoni e che gli invasori erano cattivi, come fa ogni uomo prima di andare a combattere un altro. E dicevano: quei maledetti Hopi sono sporchi e ignoranti, sono maniaci sessuali, sono degenerati. Quei maledetti Hopi sono ladri, rubano qualsiasi cosa, non hanno il senso della proprietà. E su quest'ultima cosa avevano ragione, perché come può un uomo senza proprietà conoscere l'ansia della proprietà? E i difensori dissero: sono sporchi, portano malattie, non possiamo lasciarli entrare nelle scuole, sono stranieri. Ti piacerebbe vedere uscire tua sorella con uno di quelli? Gli indigeni si suggestionarono fino a crearsi una corazza di crudeltà. Formarono drappelli, squadre e li armarono. Li armarono di manici di piccone, di fucili, di gas. Il paese è nostro. Non possiamo lasciare che questi occhi facciano i loro comodi. E gli uomini che venivano armati non possedevano poi la terra, ma pensavano di possederla. E i garzoni che di notte facevano la ronda non possedevano nulla, e i piccoli bottegai possedevano solo debiti. Ma anche un debito è qualcosa, e anche un salario è qualcosa. Il garzone pensava: io prendo 15 centesimi a settimana, che faccio se un maledetto Hopi si accontenta di 12? E il piccolo bottegaio pensava: come la reggo la concorrenza di uno che non ha debiti? E gli emigranti sciamavano per le contrade, e nei loro occhi c'era la fame e nei loro occhi c'era il desiderio. Non avevano discorsi, non avevano criteri, non avevano altro che la loro quantità e il loro bisogno. Quando c'era lavoro per un uomo, 10 uomini lottavano per averlo. E la loro unica arma era il ribasso di paga. Se quello lavora per 30 centesimi, bene, io ci sto per 25. Se quello lavora per 25, bene, io ci sto per 20. No, pigliate me, per favore, ho fame. Lavoro per 15 centesimi, lavoro per qualcosa da mangiare. I miei figli, dovreste vederli, gli sono spuntati dei cosi neri, pustole, e non riescono a muoversi. Gli ho dato della frutta che c'era per terra e gli si è gonfiata la pancia. Pigliate me, lavoro per un pezzetto di carne. Ed era un affare, perché le paghe scesero e i prezzi rimasero alti. E le imprese e le banche stavano scavandosi la fossa con le loro stesse mani, ma non se ne rendevano conto. I campi erano fecondi e i contadini vagavano affamati sulle strade. I granai erano pieni e i figli dei poveri crescevano rachitici, con il corpo cosparso di pustole e di pellagra. Le grosse imprese non capivano che il confine tra fame e rabbia è un confine sottile, e i soldi che potevano servire per le paghe servivano per i fucili e gas, per spie e liste nere, per addestrare e per reprimere. Sulle grandi arterie gli uomini sciamavano come formiche, in cerca di lavoro, in cerca di cibo. E la rabbia cominciò a fermentare.
un po' per caso, un po' perché l'hanno cercato, finiscono in un campo governativo. Quando i governi ci sanno fare e organizzano bene. Il campo è pulito, c'ha delle regole, è addirittura gestito dai rappresentanti dei migranti. La cosa più fantastica è che il sabato sera addirittura c'è la festa e il ballo. Pensate, per gente come quella, fantastico. E addirittura Tom trova lavoro per qualche giorno. Devono posare delle tubature. E allora cercano gente che scavi. E lui va. C'è anche un bravo padrone che le paga il giusto. Non meno. Chi è che quello che per fame lavora? No, gli dà lo stipendio giusto. E si mette a lavorare lì. E al mattino proprio gli danno questo piccone in mano. Lui prende questo piccone, proprio lo stringe e dice: ah, che bellezza. Il lavoro. Anche questa è una cosa che si dimentica un po'. Cioè, quando proprio non ce l'hai, il lavoro quando te lo danno, no? È un piccone tra le mani. Che bellezza, dice. E quello il vicino gli dice: vedrai stasera alle 11 se poi ti piace così tanto sto piccone. Ma anche spezzarsi la schiena è fantastico. Se devono mangiare per quello, il tuo gesto. E se tu non riesci a farlo e nessuno te lo fa fare. Insomma, stanno bene lì? Ci potrebbero stare, ci stanno un mese. Poi un giorno la mamma, che è quella con i coglioni, li raduna tutti, li guarda negli occhi e dice: bene, voi maschi non ne volete sentir parlare, però adesso io vi dico come vanno le cose. È un mese che siamo qua, Tom ha lavorato 5 giorni, tutti voi, gli altri, gli uomini, niente. Ogni giorno uscite a cercare lavoro e non lo trovate. Adesso guardate quello là, e indica il bambino piccolino, che è tutto giallo, mangia solo gallette di mais, dice la mamma. La mamma un giorno ha visto Rosatea che aspetta un bambino, quindi insomma è un corpo che ha bisogno di tante cose, e la vede che mangia, non c'è latte, il latte è troppo caro, e mangia la calcina per terra che trovano, proprio la calce così. E allora la mamma dice: bene, finisce qua, noi domani partiamo, andiamo a cercare lavoro lontano. Ma qui si sta bene? Domani si parte. E in effetti se li porta via tutti quanti. E mentre sono per strada si ferma uno e dice: cercate mica lavoro. Ostia, se chiama lavoro, perché c'è un frutteto, c'è una fattoria qui, cercano gente che raccolga frutta. Sogno, no? Ma dov'è? Lì, gira a destra. Fantastico. Partono, mettono in moto questo camioncino, ripartono. Sono già tutti a sognare, sono già tutti lì a dire: allora poi ci mettiamo lì, facciamo una cosa fantastica, no? Parte subito la speranza, no? Ma appena arrivano lì è un po' strano. Ci entrano quasi scortati, perché fuori ci sono strani personaggi, scioperanti, polizia, non capiscono bene. Poi vengono introdotti dentro, gli fanno vedere dove abitano, sono delle casupole numerate, li portano davanti, aprono la porta e loro proprio rimangono così davanti, perché è orrendo, una puzza bestiale. C'è un'unica cosa lì dentro, c'è una stufa, e poi c'è per terra tutto coperto di orrore, di sporcizia. E proprio gli si rompe qualcosa dentro, no? Solo la mamma dice: ma diamo una ripulita, vedrete, va tutto bene. Fantastica lei. E poi li spinge tutti a lavorare, cioè andare a raccogliere la frutta nei campi. E vanno tutti, dal bambino al papà, tutti quanti, tutti a raccogliere frutta. Non sono neanche tanto capaci, fanno guai all'inizio, li pagano tanto a cassetta. Ma insomma, lo fanno, riescono a farlo, tutta la famiglia. E in una giornata di lavoro riescono effettivamente a prendersi quei pochi soldi per cui si possono permettere di mangiare la sera. E quindi li danno alla mamma, e la mamma va al negozio della fattoria. Sono lontani dalle città, e quindi non è che va in città a fare la spesa come voi al centro commerciale, c'è lì quel posto. E la mamma va lì, e lì c'è un impiegato di questa fattoria che vende dietro il bancone. E la mamma comincia a chiedere una cosa e l'altra, e i prezzi sono altissimi. E dice: no, ma come è in città sta roba? Dice: no, no, non costa così tanto. E questo qui è uno di quelli che obbedisce agli ordini, no? Non è responsabile, lui fa le cose che gli hanno detto. E dice: beh sì, certo, in città costano meno, però vado a prendere in città allora. E la mamma dice: sì, ok, d'accordo, vado a prendere in città, ma non ho la benzina per andarci. Ecco, appunto, quindi li compra qui a questo prezzo. E lui è anche un po' arrogante, anche un po' rompicoglione. E allora la mamma, che non è un'altra che si fa proprio lisciare in testa, un po' sopporta, però poi incomincia a innervosirsi, no? Perché ogni cosa che chiede, c'è questa storia che va avanti. A un certo punto chiede del pane, no? E l'impiegato dice: ecco qua, una bella pagnotta, 15 centesimi,
Ma quello è pane da 12 centesimi, diceva mamma. Proprio così, se va in città lo paga 12 centesimi. 3 litri di benzina. E serve altro, un po' di patate? Sì, patate. 5 centesimi al chilo. Allora mamma avanzò minacciosa verso di lui. Ora basta con questa storia, però lo so quanto costa in città. Lo metto, strinse con forza le labbra. Allora se lo può comprare in città, signora. E mamma si guardò le mani. E poi disse, ma perché fa così? Cioè, questa bottega è sua? No, ci lavoro e basta. E allora, perché fa lo spiritoso? Cioè, la fa star bene? Si guardò la pelle lustra e vizza delle mani. L'ometto taceva. Di chi è questa bottega? Chiese la madre. Delle fattorie associate Hooper, signora. E i prezzi li fanno loro? Sì, signora. E mamma alzò gli occhi e fece un leggero sorriso. Tutti quelli che vengono qui dicono quello che ho detto io e si arrabbiano come ho fatto io? L'ometto esitò un istante. Sì, signora. Ed è per questo che lei fa lo spiritoso? In che senso? No, dico, fare una roba così brutta le fa schifo, vero? Allora si mette a scherzare, vero? Ma il tono di mamma era dolce, eh? E il commesso la guardava, affascinato. Non rispose. Ecco qua, disse infine mamma, 40 centesimi la carne, 15 il pane, 25 le patate, fanno 80. Caffè ce l'ha? 20 centesimi il più economico, signore. E tanti saluti al mio dollaro. Lavoriamo in 7 e questa è la cena. Si osservò la mano. Li può incartare, disse in fretta. Sì, signora, disse il commesso. Grazie. Mise le patate in un sacchetto e ripiegò con cura il bordo. Il suo sguardo scivolò verso mamma, poi tornò a nascondersi tra gli involti. Mamma lo guardò a lungo e poi sorrise di nuovo e chiese: ma perché si è preso un lavoro così? Un uomo deve pur mangiare, cominciò lui. Poi in tono aggressivo, un uomo ha il diritto di mangiare. Che uomo? Chiese la mamma. L'impiegato allineò i 4 pacchetti sul bancone. Carne, disse, patate, pane, caffè, un dollaro preciso. Mamma gli porse il buono e lui trascrisse il nome e l'importo in un registro. Ecco, disse, ora siamo a posto. Mamma prese i sacchetti. Un momento, disse, non abbiamo lo zucchero per il caffè. Mio figlio Tom vuole lo zucchero, vede? Vede là, stanno lavorando, laggiù. Se mi dà un po' di zucchero, poi le vengo a portare il buono e... L'ometto spostò lo sguardo. Lo spostò più lontano possibile da mamma. Non lo posso fare, disse piano. È il regolamento. Non posso. Mi mettono i guai. Mi cacciano. Ma i miei sono là fuori che lavorano. Ora che smettono, se li buscano e come 10 centesimi. Le chiedo solo 10 centesimi di zucchero. Tom il caffè lo vuole con lo zucchero, me l'ha detto lui. Non posso, signora. È il regolamento. Senza buono, niente merce. Il direttore lo dice in continuazione. No, non posso farlo. Non posso. Quelli mi scoprono sempre tutto, sempre, non posso. Per 10 centesimi, per qualsiasi cosa, signora. E l'ometto la guardava con occhi imploranti a questo punto. E poi nel suo viso non vi fu più traccia di paura. Cavò dal taschino una moneta da 10 centesimi e la lasciò cadere nel registratore di cassa. Ecco, disse con sollievo. Prese un sacchetto da sotto il bancone, lo aprì con uno scatto della mano, vi scodellò una manciata di zucchero, lo pesò e vi aggiunse un altro po' di zucchero. Ecco fatto, disse. Ora siamo a posto. Quando mi porta il buono, mi riprendo i miei 10 centesimi. E allora mamma lo guardò in silenzio. Allungò istintivamente la mano, prese il sacchetto e lo posò sopra gli altri.
nell'incavo del braccio. «Grazie, signore», disse, piano. Si avviò verso la porta, la raggiunse e poi, prima di uscire, si voltò e disse: «Sto imparando una cosa importante. La sto imparando ogni momento, tutti i giorni. Quando stai male o magari hai bisogno o sei nei guai, va dalla povera gente, va dalla povera gente. Soltanto loro ti danno una mano, soltanto loro». E poi uscì e la portarete sbatté dietro di lui. L'ometto poggiò i gomiti sul bancone e la guardò allontanarsi con aria stupita. Un grosso gatto fulvo balzò sul bancone e si acquattò pigramente davanti a lui, strofinando il fianco sulle sue braccia. L'ometto lo prese con delicatezza e se lo avvicinò alla guancia. Il gatto cominciò a ronfare voluttuosamente e la punta della sua coda sbatteva avanti e indietro. C'erano quegli scioperanti lì fuori e Tom non resiste, vuole andare a vedere che cazzo succede e esce, senza farsi vedere. E chi ci trova? Casey, il predicatore. Era stato in galera, poi era uscito e si era appassionato a questa causa, si era appassionato alla difesa dei migranti, era diventato una specie di sindacalista. E si mettono a discutere fra quelli che ci sono lì, no? Al buio, su sta roba di difendere i più deboli, i migranti, eccetera, no? E sono 4 o 5, c'è uno che dice sì, ma tanto è inutile, poi fai queste cose, poi ti ammazzano, poi fai queste cose, scioperi, lavorano altri che tanto lavorano per meno, cioè serve a niente, perdiamo il nostro tempo. E Casey dice una cosa molto piccola, molto bella, che io amo molto, e dice esattamente questo, dice: è vero, quando fai qualcosa per cui ti sembra di aver portato avanti il mondo di un paio di passi, di averlo reso migliore di un po', poi ti ammazzano, fanno qualcosa e quindi si ritorna sempre indietro, si riscivola sempre indietro, però non si riscivola indietro proprio esattamente nello stesso punto in cui si stava prima, ci si ferma sempre un pochino prima, poco, ma un pochino prima, e quella differenza che c'è, piccola, tra il punto in cui il mondo era prima e il mondo in cui scivola, quello è il senso di quello che hai fatto. Poi purtroppo tutto gira male, perché arriva una ronda, scoppia una vera battaglia, sono quelli che arrivano dalla città per far fuori questi scioperanti, praticamente. E in questa battaglia un uomo ammazza Casey e Tom vede questa scena, non ci vede più, e ammazza l'uomo che ha ammazzato Casey. E a quel punto per lui è fatta, lui è uno che non può più mettere la testa fuori, praticamente. E quindi cerca un po' di resistere, poi se ne va dalla famiglia e lo devono lasciare andare perché è pericoloso per se stesso, per la famiglia. E quando perdono lui, in qualche modo perdono l'ultima cosa che veramente li tiene attaccati a una qualche forza, rimane la madre. Però lì inizia per loro veramente la vera agonia. Stanno lì a raccogliere frutta, ma c'è talmente tanta gente che lavora per nulla che sotto gli alberi da frutta ci sono delle risse addirittura. Proprio una... Si fanno gomitate per raccogliere la frutta, per guadagnare qualcosa. C'era il bambino piccolo che sta male, non sta più in piedi. Sono giorni che mangia solo pesche. Quindi caga tutto. Allora la mamma fa comprare un bicchiere di latte per lui, perché guarisca, no? Con gli ultimi soldi comprano questo bicchiere di latte. Arriva questo bicchiere di latte, glielo danno, lui non riesce a berlo, perché sta talmente male che non riesce nemmeno a bere sta roba. Allora la mamma dice: beh, posiamolo lì, magari dopo è rosatea con lei, col suo bambino in grembo, vede questo latte di cui avrebbe questo bisogno, ma neanche lo può toccare, c'è un bicchiere di latte per tutti, fermo lì. E intorno a loro finisce la bella stagione, quella della raccolta della frutta, e si avvicina l'inverno. Molti dicono che sarà un inverno durissimo. La mamma si ripiglia tutti e dice: andiamo a cercare lavoro. E si mettono sulla strada. A cercare cose? Non lo sanno. Migranti.
l'ultimo atto della storia di Joe si consuma in un nuovo campo di lavoro dove vanno a raccogliere del cotone. Non è neanche male, li mettono ad abitare in dei vagoni, puliti però. Stanno due famiglie ogni vagone. Sono loro, poi c'è una specie di tenda e poi c'è un'altra famiglia che si chiama i Wainwright. Fanno anche amicizia. Riescono a lavorare, riescono a mangiare. Ma a un certo punto, sono rimasti in pochi ormai, hanno perso molti pezzi. C'erano mamma, papà, c'erano i due ragazzini piccolini. C'è Rosatea che ormai sta per partorire, qui vicina. E c'è Al, quello che resiste a tutto. C'è lo zio John, il pazzo. Gli altri si sono persi per strada, in un modo o nell'altro, chi morto, chi no. E andrebbe anche benino se non fosse che a un certo punto inizia a piovere. E poi non smette più. E i campi cominciano a diventare delle distese di fango e poi dei grandi laghi. Non riescono più a lavorare, si ritirano intorno a questo vagone, poi dentro il vagone, vedono l'acqua salire. È un mondo che si spegne, ancora una volta come la natura li volesse strozzare. Sono immobili, sono come degli animali immobili perché sono cacciati da qualcosa. Non succede quasi nulla, poi succede un urlo. Dal materasso dove Rosatea era sdraiata sotto le coltri si levò un grido acuto, spezzato a metà. Mamma si voltò di scatto e corse verso di lei. La ragazza tratteneva il fiato e aveva gli occhi colmi di terrore. «Che c'è?» gridò mamma. Rosatea si liberò il fiato e subito lo trattenne di nuovo. Mamma infilò una mano sotto la coperta, poi si raddrizzò. «Signora Wainwright!» chiamò. «Presto, signora Wainwright!» La piccola donna, paffuta, arrivò dall'altra parte del vagone. «C'è bisogno di me?» Mamma indicò il viso di Rosatea. La ragazza teneva i denti affondati nel labbro inferiore, aveva la fronte madida di sudore, nei suoi occhi luccicava il terrore. «Mi sa che ci siamo», disse mamma, «prima del tempo». La ragazza emise un profondo sospiro e si rilassò. Liberò il labbro e chiuse gli occhi. La signora Wainwright si chinò su di lei. «L'hai sentito come se ti stringeva dappertutto, tutto in una volta? Su, fa uno sforzo, rispondimi». E Rosatea annuì debolmente. La signora Wainwright si voltò verso mamma. «Sì, ci siamo. Sei sicura che è prima del tempo?» «Sì», disse mamma, «capace che l'ha portato la febbre». «Beh, la dobbiamo mettere in piedi, deve camminare». «Ma non ce la fa», disse mamma, «è troppo fiacca». «Ci deve provare lo stesso». La signora Wainwright parlava con la pacata sicurezza dell'efficienza. «Ne ho aiutate tante», disse. «Su, chiudiamo un po' quella porta, così teniamo fuori gli spifferi». Le due donne spinsero la pesante porta scorrevole fino a chiuderla quasi del tutto. «Meglio che piglio pure il nostro lume», disse la signora Wainwright. Il suo viso era rosso di foga. «Eggy», chiamò, «dà un'occhiata a questi marmocchi, pigliati i bambini». E mamma annuì, «giusto. Ruth, tu e Winfield, andate di là con Eggy, forza, spicciate». «Perché?» domandarono loro. «Perché sì, Rosatea sta per fare il bambino». «Voglio guardare, mamma, ti prego, dai, lasciami guardare». «Ruth, ti ho detto di andare, spicciati». E intanto fuori l'acqua sale, continua a piovere. E ci sono gli uomini fuori e la vedono salire. E capiscono che se la lasciano salire, il torrente supererà gli argini e fluirà fuori e incomincerà ad allagare tutto, i loro vagoni compresi. E in quel vagone c'è una ragazza che sta per avere un bambino. E allora il padre c'ha un sussulto di forza e raccoglie alcuni uomini, trovano delle pale, si mettono a scavare per alzare un argine, per tenere il torrente, perché per evitare che la sua furia finisca contro di loro. E si mettono a lavorare nel fango, sotto la pioggia. Ed è una scena molto bella. Molto bella, che è un po' biblica, perché ci sono nel vagone, simultaneamente nel vagone ci sono le donne che lottano per far nascere una vita e fuori ci sono gli uomini che lottano contro la natura per difendere la vita. Tutti in pochi metri quadri. E il mistero, la meraviglia e l'orrore della natura contro della tua parte. E papà raggiunse in fretta la parte più bassa dell'argine e infilò la pala nel fango. La prima zolla venne via con un risucchio. Papà scavò di nuovo e gettò il fango alla base dell'argine. E accanto a lui gli altri si disposero lungo la riva. Ammassavano il fango in un lungo bastione
e quelli che non avevano la pala tagliavano ramoscelli di salice e ne facevano un graticcio per conficcarlo nell'argine a colpi di tacco. Ben presto li travolse una frenesia di lavoro. Si erano tolti giacche e cappelli. Avevano camicie e pantaloni incollati al corpo e le scarpe erano informi zolle di fango. Si udì uno strillo acuto dal vagone dei Jod. Gli uomini si fermarono, ascoltarono a disagio, si misero di nuovo al lavoro. E il piccolo terrapieno si allungò fino a congiungersi da entrambi i lati con l'alzaia della strada. Erano stanchi e le pale si muovevano più lentamente e il torrente continuava lentamente a salire e l'acqua aveva raggiunto le prime palate di terra. Papà fece una risata di trionfo. Visto, se non lo bloccavamo, era già passato, gridò. Ma l'acqua saliva lentamente lungo il nuovo argine e cominciò a scalzare il graticcio di rami. Più alto, gridò papà, dobbiamo farlo più alto. E venne la sera e loro continuarono a lavorare. Erano sfinite adesso, le loro facce erano impietrite. Lavoravano a scatti, come macchine. E quando si fece buio, le donne posarono lanterne sulla soglia dei vagoni e vi lasciarono accanto caffettiere fumanti. E una dopo l'altra, le donne correvano al vagone dei giovani e si infilavano dentro. Ora le fitte si erano ravvicinate ogni 20 minuti e Rosatea non riusciva più a trattenersi e urlava. Urlava selvaggiamente a ogni selvaggia fitta di dolore e le vicine la guardavano, le facevano una carezza e tornavano ai loro vagoni. Mamma adesso aveva acceso un vero fuoco e tutte le sue pentole colme d'acqua erano a scaldare sul fornetto. Di tanto in tanto papà si affacciava dalla porta del vagone. «Va tutto bene?» chiedeva. «Sì, sì, va bene», lo rassicurava mamma. Il buio si era fatto più fitto e qualcuno portò una torcia elettrica per controllare il livello dell'acqua. La pioggia biancheggiò sbieca nella luce. Sta salendo. Ora salirà più lento, disse papà. Dovrebbe, deve sfogare più avanti sull'altra riva. Sì, ma sale lo stesso. Le donne rabboccarono le caffettiere e le misero di nuovo sulle soglie. E con l'avanzare della notte gli uomini lavoravano sempre più lentamente e sollevavano i piedi a fatica, come cavalli da tiro. Altro fango sul terrapieno, altri rami di salice intrecciati. La pioggia cadeva senza tregua. Quando la luce della torcia investiva i volti, rivelava occhi sbarrati e muscoli delle guance tesi. E gli urli dal vagone continuavano e continuavano a lungo. E poi, di colpo, a un certo punto, cessarono. E papà disse, se era nato mamma mi chiamava. E poi si rimise a spalare come un ossesso. E il torrente si gonfiava sempre più e ribolliva contro l'argine. E a un tratto si udì a monte uno schianto improvviso. Il fascio della torcia illuminò un grande pioppo che si rovesciava. E gli uomini si fermarono per guardare. La testa del pioppo si abbatté nell'acqua e ruotò lenta nella corrente, mentre il torrente scalzava le piccole radici. E lentamente l'albero sgusciò dal suolo e lentamente fu trascinato dalla corrente. Gli uomini guardavano a bocca aperta. L'albero proseguì la sua lenta corsa. Poi un ramo si impigliò in un ceppo, si inarcò, fermò il tronco. Allora molto lentamente il piede, pieno di radici, girò su se stesso e andò a impigliarsi nel nuovo argine. E l'acqua lo premeva da dietro. L'albero si mosse e urtò il terrapieno. E un rivolo si insinuò nella crepa. E papà balzò in avanti e spalò fango nella breccia. Ma l'acqua premeva contro l'albero. E poi il terrapieno franò tutto in una volta, franò intorno a caviglia, intorno a ginocchia. Gli uomini si voltarono e scapparono. E il torrente si fece placidamente largo nella radura, sotto i vagoni, sotto i camion, su tutto. Zio John vide l'acqua irrompere, la vide nell'oscurità. E si sentì irresistibilmente risucchiato dal proprio peso. Cadde in ginocchio e l'acqua gli vorticava intorno al petto. Papà lo vide accasciarsi. «Ehi, che ti piglia? Stai male, su, vieni. Sali sul vagone, si sta alti lì, ma zio John si riprese, disse, non lo so, disse sconsolato, mi hanno mollato le gambe, mi hanno
mollato di colpo. Quando papà arrivò davanti alla passerella del vagone, si accorse che la parte inferiore galleggiava nell'acqua. Ci salì sopra e la schiacciò nel fango sott'acqua. John, ce la fai a salire da solo, chiese. Ce la faccio. Vai avanti, che arrivo. Poi risalì con prudenza la passerella e si infilò nel varco stretto della porta. I due lumi erano al minimo. Mamma sedeva sul materasso accanto a Rosatea e con un pezzo di cartone sventolava il suo viso immobile. La signora Wainwright aveva infilato una manciata di rami nel fornetto e dalle fessure dello sportello filtrava un fumo umido che spandeva nel vagone odore di stoffa bruciata. Mamma alzò gli occhi quando papà entrò e subito li riabbassò. «Come sta?» chiese papà. Ma mamma non alzò gli occhi. «Bene, mi sa, dorme». Il lezzo greve del parto permeava l'aria. Zio John entrò barcollando e si appoggiò alla parete del vagone. La signora Wainwright lasciò il fornetto e si avvicinò a papà. Lo prese per un gomito e lo sospinse verso un angolo del vagone. Poi afferrò un lume e lo alzò sopra una cassetta da mele poggiata nell'angolo. Su un giornale piegato giaceva la piccola mummia raggrinzita del bimbo morto. Non è manco riuscito a respirare, disse piano la signora Wainwright. Non ha avuto il tempo di vivere. Zio John si voltò e arrancò stancamente verso la parte buia del vagone. Ora la pioggia frusciava piano sul tetto, così piano che si udivano i singhiozzi stremati di Zio John nell'angolo buio. E gli danno sta cassetta di frutta col bambino che non è mai nato, nato morto. Gliela danno a Zio John da seppellire. E lui se ne va fuori a cercare un pezzo di terra asciutta per poter scavare e seppellire questa cosa. E vede il torrente che corre parallelo alla strada, verso la città. E allora gli viene un'altra idea, prende questa cassetta e la appoggia sulla pelle dell'acqua e la lascia andare. E questa va col torrente. E lui dice, vai a marcire sulla loro strada, vai a raccontargli questa storia, che magari capisco. Poi l'acqua sale, si piglia tutto e ancora una volta la mamma che a un certo punto dice, oh, Rosatea ha bisogno di un posto asciutto, noi dobbiamo andarcene da qui. E il papà dice, ma dove vai, dove andiamo? Noi ce ne andiamo da qui, andiamo a cercare un posto asciutto. E se ne vanno. Poi sono nell'acqua fino qua, per cui quando lei esce si piglia il bambino piccolo sulle spalle, trotto, e riescono a salire fino alla strada. E da lì sono asciutti. E il papà dietro dice, ma dove stiamo andando? Non lo so. Sì, ma cosa stiamo cercando? Non lo so. E poi a un certo punto vedono un fienile, un pezzo di terra asciutta. E sembra un posto asciutto, tutto lì. E allora la mamma dice, lì. Scendono dalla strada ed entrano in questo posto. È buio dentro, è asciutto. E poi i primi sono i bambini a vedere una cosa in un angolo. Guarda là, mamma, quella cosa, in un angolo. La mamma guardò, nella penombra c'erano due figure, un uomo sdraiato sulla schiena e un ragazzo seduto accanto a lui, con gli occhi sbarrati, che fissavano i nuovi venuti. Mentre mamma lo guardava, il ragazzo si alzò lentamente in piedi e andò verso di lei. La sua voce era rocca. «È vostro questo posto?» «No», disse mamma, «siamo entrati solo per toglierci dalla pioggia. Nostra figlia sta male». Non è che hai una coperta asciutta così le faccio togliere i panni bagnati? Il ragazzo tornò nell'angolo, prese una coperta sudicia e la porse a mamma. Grazie, disse mamma. E lui cos'ha? Il ragazzo parlò con voce rocca e piatta. Prima era ammalato, ora sta morendo di fame. Cosa? Sta morendo di fame. Si è ammalato raccogliendo il cotone, non mangia da 6 giorni. Mamma si avvicinò all'angolo e guardò l'uomo. Era sulla 50ina, aveva il viso smunto sotto la barba e gli occhi spalancati
erano spenti e fissi. Il ragazzo era accanto a lei. «È tuo padre?» chiese la mamma. «Sì, diceva che non aveva fame o che aveva già mangiato. La sua roba me la dava a me. Ora non si regge in piedi. Non ce la fa manco a muoversi». Il rombo della pioggia si attenuò fino a diventare un dolce sussurro sul tetto. L'uomo smunto mosse le labbra. Mamma gli si inginocchiò accanto, gli accostò l'orecchio e le sue labbra si mossero di nuovo. «Certo», disse mamma, «va bene, la aiuto io. Il tempo che faccio levare i panni bagnati a mia figlia». E mamma tornò dalla ragazza. «Su, levati quella roba», disse. Allargò la coperta in modo da nascondere il corpo di Rosatea e quando fu nuda, mamma la riavvolse nella coperta. Il ragazzo era di nuovo accanto a lei e stava spiegando. «Io non lo sapevo, diceva che aveva mangiato o che non aveva fame. Ieri sera ho spaccato una finestra e ho rubato un pezzo di pane. Gliel'ho fatto mangiare a forza, ma l'ha ributtato tutto e poi era ancora più fiacco. Ci vorrebbe della minestra, ci vorrebbe del latte. Voi ce l'avete i soldi per un po' di latte?» E mamma disse: «Zitto, non ti inquietare. Ora vediamo di sistemare tutto». E all'improvviso il ragazzo si mise a urlare: «Ma ho detto che sta morendo, mi muore di fame!» «Zitto», disse mamma. Guardò papà e zio John, che fissavano angosciati il moribondo. Guardò Rosatea, avvolta nella coperta. Gli occhi di mamma oltrepassarono gli occhi di Rosatea e poi tornarono a posarsi su di essi. E le due donne si guardarono profondamente negli occhi. La ragazza di colpo ansimò e disse: «Sì». E mamma sorrise. Lo sapevo che lo facevi». Abbassò lo sguardo sulle sue mani giunte con forza sul grembo. Rosatea sussurrò: «Per favore, però, uscite tutti». E la pioggia stormiva delicata sul tetto. Mamma si sporse e con il palmo della mano scostò una ciocca di capelli dal fronte della figlia, poi le diede un bacio sulla fronte. Mamma si alzò bruscamente. «Forza, gente», disse. «Andiamo tutti nel capanno degli attrezzi». Ruth, la bambina, aprì la bocca per parlare. «Zitta», disse mamma. «Zitta e muoviti». E li spinse fuori, si tirò dietro anche il ragazzo e chiuse dietro di sé la porta scricchiolante. Per qualche istante Rosatea rimase seduta immobile nel fienile pieno di frusci. Poi si alzò in piedi a fatica e si strinse la coperta intorno al corpo. Avanzò lentamente verso l'angolo e si fermò davanti all'uomo guardando il suo volto devastato, i suoi grandi occhi spauriti, e poi lentamente gli si sdraiò accanto e l'uomo scosse lentamente la testa e Rosatea scostò un lembo della coperta e si denudò il seno. «Devi farlo», disse. Gli si strinse addosso e gli avvicinò la testa. «Così», disse, «così». E la sua mano scese sulla nuca dell'uomo e la sorresse. Le sue dita gli accarezzarono dolcemente i capelli. Poi alzò lo sguardo verso il fondo del fienile e le sue labbra si unirono per un sorriso misterioso. Non è che tutto questo Steinbeck poi si sia preso la briga di dirci cosa ne pensava lui di tutto questo. Aveva le sue convinzioni politiche, naturalmente, ma insomma gli stava a cuore soprattutto raccontare quello che era successo. Quindi non è che ne caviamo poi più di tanto una morale, diciamo. Però c'è all'inizio del libro un suo pensiero che mette in bocca a Casey, al predicatore.
che forse è la cosa che lui voleva dire, che è una specie di pensiero prima che scattino tutti gli altri, prima che parta la domanda: ma cosa dobbiamo fare, cosa è giusto fare, questo sarà bene farlo, sì, però poi dobbiamo anche difenderci e poi abbiamo anche paura, e poi in fondo è difficile per tutti, mica solo per loro, anche per noi, cosa che dobbiamo fare, quindi dove dobbiamo mettere le navi, chi possiamo cibare, chi non possiamo cibare. Prima che tutto questo inizi c'è un pensiero, ed è scritto in una delle prime pagine di questo libro, c'entra con l'idea che aveva lui, Steinbeck, di noi umani, di quello che ci tiene insieme, di che tipo di rapporto c'è fra tutti noi, non me, mia mamma e mia sorella, ma io, lei, tutti, chiunque, gli uomini. Se aveva una sua idea, a dirla è Casey, la fa dire a lui, dalla sua voce. Sono Casey e Tom, loro due, e si stanno dicendo le cose come quando te le dici al pub, cioè si stanno proprio tirando fuori tutto, no? E a parlare Casey dice: ascolta, e racconta la sua storia, no? Io a quella gente, oh, la facevo ballare e smaniare e cantare la gloria del Signore finché cadevano a terra svenuti, e alcuni li battezzavo per farli tornare i sensi, e poi lo sai che facevo? Mi portavo nei boschi una di quelle ragazze e me la facevo, ogni volta. Poi mi sentivo male e pregavo, ma non serviva a niente. La volta dopo, appena loro e io eravamo pieni di spirito, lo rifacevo. Ho capito che non c'era speranza, che ero un maledetto ipocrita, pure se non lo facevo apposta. E Tom sorrise. Non c'è niente di meglio dei riti per imbarcarsene, disse. L'ho notato anch'io, sì. E Casey si sporse, eccitato. Vedi? Vedi, l'hai capito anche tu. Beh, io ho capito che era così e mi sono messo a pensarci. E ho pensato, qui ci sono io che predico la grazia. E lì c'è quella gente che la grazia gli arriva così forte che si mettono a strillare e a saltare. Dice che quando uno si fa una ragazza è opera del demonio. Ma come accidenti fa il demonio a entrare quando una ragazza è così piena di Spirito Santo che gli esce dal naso e dalle orecchie? Uno pensa che quello è proprio l'unico momento che il diavolo non ha nessuna possibilità. E invece è proprio così che va. I suoi occhi brillavano di eccitazione. Tese una mano e si guardò il palmo come se leggesse un libro. Lì c'ero io, riprese, c'ero io con l'anima di tutta quella gente nella mia mano, responsabile e cosciente della mia responsabilità, e ogni volta mandavo a fare una ragazza. E affranto alzò lo sguardo su Tom. E l'espressione del suo viso chiedeva aiuto. Io non sono mai stato predicatore, disse John, Tom, ma non me ne sono mai lasciata passare una quando potevo pigliarmela e non mi è mai venuto in testa niente di speciale, solo che ero maledettamente contento quando me ne pigliavo una. Sì, ma tu non eri un predicatore, insistette Casey. Per te una ragazza era solo una ragazza, per te non significava niente, invece per me erano vasi sacri, io ero lì per salvargli l'anima. E con tutta la responsabilità che avevo le riempivo di Spirito Santo fino a farglielo uscire dagli occhi e poi me le portavo nei boschi. E a un certo punto mi faceva soffrire così tanto che ho mollato tutto e me ne sono andato per conto mio a pensarci bene fino in fondo. Raccolse le gambe e si diede una grattata tra le dita impolverate dei piedi. Oh, mi sono detto, cos'è che ti tormenta? Le scopate? E mi sono detto, no, il peccato. Allora mi sono detto, com'è che quando uno dovrebbe essere chiuso come un culo d'asino di fronte al peccato e pieno di Cristo fino ai capelli, com'è che proprio in quel momento gli viene di sbottonarsi la patta? E parlava battendo ritmicamente le due dita sul palmo della mano come per poggiarvi le parole una accanto all'altra. Mi sono detto, forse non è peccato, forse è solo come è fatta la gente, forse ci siamo presi tanto a frustate senza nessun motivo. E mi è venuto a pensare a quelle suore che si frustavano con le corde piombate e ho pensato che magari a loro gli piaceva farsi male e che a me mi piaceva farmi male. Beh, quando mi è venuta questa pensata ero seduto sotto un albero, no? E mi sono addormentato. Poi si è fatta notte e quando mi sono svegliato era ancora buio. C'era un coyote che urlava lì vicino e senza manco accorgermene mi sono messo a gridare al diavolo tutto quanto. Non c'è nessun peccato, non c'è nessuna virtù,
c'è solo quello che la gente fa. E tutto parte dalla stessa cosa. E tutto è parte della stessa cosa. E certe cose che la gente fa sono belle, e invece altre non sono belle. Ma questo è il massimo che qualsiasi uomo ha il diritto di dire. Tacque e alzò lo sguardo dal palmo della mano, dove aveva appoggiato le parole. Tom lo guardava sorridendo, ma i suoi occhi erano attenti e interessati. «Oh, l'hai pensata proprio bene», disse. «Mette a posto tutto quanto». E Casey riprese a parlare, la sua voce vibrava di dolore e sconcerto. Mi sono detto, cos'è questa vocazione, questo spirito? E mi sono detto, è l'amore. Io la gente l'amo così tanto che a volte sto per scoppiare. Allora mi sono detto, e Gesù non lo ami? Beh, ci ho pensato e ripensato. E alla fine mi sono detto, no, non conosco nessuno che si chiama Gesù. Conosco un sacco di storie, ma amo solo quelli in carne e ossa. E certe volte li amo così tanto che sto per scoppiare e voglio farli contenti. Perciò mi sono messo a predicare qualcosa che per me poteva farli contenti. E a quel punto, oh, parlo proprio un sacco, hai notato? Magari ti pare strano anche che uso parolacce, ma per me non sono parolacce, sono le parole che usa la gente e non dicono niente di cattivo. Ma voglio dirti un'altra cosa che ho pensato. E per un predicatore, guarda, è la cosa più empia che c'è. E io non posso mai più essere un predicatore, perché l'ho pensata e ci credo. E che roba è, disse Tom. Casey lo guardò timidamente. Oh, se non ti piace non te la piglio, ok, va bene? Io me la piglio solo per i cazzotti sul naso, disse Tom. Cos'è che hai pensato? Ho pensato allo Spirito Santo e al cammino di Gesù. E ho pensato, perché dobbiamo metterlo con Dio e con Gesù? Magari ho pensato... Maybe it's all men and all women we love. Maybe that's the Holy Spirit, the human spirit, the whole shebang. Magari sono tutti gli uomini e tutte le donne che amiamo. Magari è questo. Lo Spirito Santo, lo spirito umano, tutta la baracca che c'è, forse tutti gli uomini messi insieme fanno un'unica grande anima e ognuno di loro è un piccolo pezzo di quella grande anima. E allora me ne stavo lì a pensarci e all'improvviso ho capito. L'ho capito proprio dentro di me e da quel momento sono sicuro che è vero.